Gasman legge il menu. Sapete quando si dice quell'attore lì incanterebbe anche leggendo il menu del ristorante? Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. È il 1994 e Vittorio Gassman ha accettato di partecipare a diverse puntate della trasmissione comica Tunnel condotta da Serena Dandini. Legge l'etichetta di un maglione, le norme di sicurezza in volo, il cartello dell'oculista. Il più grande attore italiano che dissacra se stesso, mostrando, nello stesso tempo, che si può dare anima a tutto. Ingredienti. Farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Aveva spalle larghe Vittorio Gassman, temprate dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e poi nel teatro con Tino Carraro ed Ernesto Calindri, quindi nella compagnia di Luchino Visconti. Incideva Dante su disco, tanto da meritare nel 1981 l'imitazione di Gigi Proietti durante una puntata di Blitz, tra le risate di Gianni Minà e dello stesso Gassman. Cominciava, io mi ricordo proprio il fruscio del disco, perché l'avevo consumato proprio, che faceva... Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo... E min loco cinghia e tante più dolor, tanto, e pugni a guaio, e la O è quasi nulla. Proietti gioca, ma nello stesso tempo mette in risalto le qualità del timbro di voce di Gassman, la personalità e anche l'enfasi della recitazione. E qui c'è un dico strepitoso, perché fa così. Dico? Vittorio Gassman è stato il mattatore, l'attore per antonomasia, colto, affabulatore, intellettuale. Ironico, ma nello stesso tempo orgoglioso, al punto che a una classica domanda rispondeva così. Quale lapide vorrai quando fra 40 anni deciderai di sgombrare? Semplice. Vittorio Gassman fu attore. Non fu mai impallato. Impallato, ossia coperto da un altro attore, quasi un'onta per chi recita. Ma all'inizio Vittorio Gassman non faceva ridere. Dal 1945 al 1964 prese parte a film di registi come Mario Camerini, Duilio Coletti, interpretò un pregiudicato in fuga in Riso amaro di Giuseppe De Santis o Anatol Kuragin nel Colossal di King Vidor, Guerra e Pace, qui in una scena a teatro. Insieme a Audrey Hepburn. Quando vi ho visto la prima volta al ballo, quando è stato 2 o 3 mesi fa, ho pensato che ragazza carina. Questo solo ho pensato. Ma stanotte... L'avete sentito anche voi? Hm? Cosa dite? Quando ci siamo guardati. Per 13 anni e 30 film, alternati a 12 spettacoli teatrali, Gassman fu un attore drammatico. Bravissimo, sì, ma ebbe sempre ruoli secondari. Finché... per merito di un regista, non divenne un gigante del nostro cinema. Se non faceva il film di Monicelli, di Soliti Ignoti, Gassman forse non avrebbe avuto poi la carriera cinematografica che ha avuto. Gassman con Monicelli lo ha lanciato e devo dire che poteva fare qualsiasi cosa, Vittoria. Attorissimi, i miti del cinema italiano. Un podcast di Antonio Iovane. Io non sono il nanetto del Bianganeve. Gambane, eh? Maccherone, m'hai provocato? No, non lo amo più. Prematurata la scopercazzola o scherziamo? La Federica, ma dormiva. Ma hanno rimasto solo sti 4 cornuti. Monicelli era allora, oggi ce n'è un
pochino di più forse, ma era allora uno dei pochissimi registi cinematografici che frequentavano il teatro. Credo che si decise a utilizzarmi in chiave di commedia dopo avermi visto nei Tromboni di Federico Zardi, in cui io interpretavo una galleria di 9 o 10 personaggi, e quindi c'era una certa esibizione di capacità addirittura trasformistiche o comunque di osservazione della realtà, della tipologia, della fauna contemporanea. Nei Tromboni Gassman interpreta il giovane, il professore, l'avvocato, il regista, il giornalista, lo scrittore, il capo comico, il consigliere delegato e l'onorevole. Per Monicelli è una folgorazione. Lo vuole con forza nei Soliti ignoti, ma la produzione non si fida, quell'attore è ancora troppo legato al cinema drammatico. Così, per convincerla, il regista arruola attori come Totò, che può garantire la tenuta comica del film. Nella banda di rapinatori improvvisati e sgangherati, di cui fa parte anche Mastroianni, Gassman sarà Pepper Pantera. In una delle prime scene, Peppe finge davanti al magistrato di aver commesso un reato per consentire al vero colpevole di uscire di galera e portare a segno un colpo. Eccellenza! Eccellenza, quando ho letto che un povero vecchio languiva, spinto da rimorso, eccomi qui a espiare. Io sono eccellenza, io sono quel degenerato che ha forzato la portiera della macchina per poi fuggire. Eccellenza, quest'uomo è innocente. Ah, sei tu? So io. Brutta carogna, è per colpa tua che io ho conosciuto il disonore della cella. Nel film Gassman lascia intravedere il proprio potenziale comico, che esploderà nel seguito, Audace colpo dei Soliti ignoti, diretto stavolta da Nanni Loi. Per esempio, quando in commissariato gli chiedono l'alibi per le ore della rapina, e lui risponde che è stato allo stadio. E allora dimmi cosa è successo al 41esimo del secondo tempo. Al 41esimo Altafini detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetti. Arbitro? Arbitro. Arbitro imparziale, ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia. Nella scena finale, Gassman si ritrova da solo, fermato dalla polizia, per non avere attraversato sulle strisce, e grida una frase che diverrà proverbiale. Quattro cornuti. Ma Gassman sa fare tutto. Sa trasformarsi, parlare qualsiasi dialetto, come dimostra nella Grande Guerra di Mario Monicelli, dove interpreta un soldato milanese che insieme ad Alberto Sordi cerca disperatamente di imboscarsi durante la Prima Guerra Mondiale. Uè, ma l'avete mai letto il Bacchini? Se sei così furbo, com'è che stai qui anche tu? Ci sto per colpa di un imboscato fanegoto con la faccia di pesce che solo branco ci rompo la schiena. Tanto la schiena domani la rompono a te. 30 kg di zaino a fardellato. 30 kg? E 30 kg? Ma è leggerissimo, ragazzi. È tutto pieno di paglia. Nel sorpasso di Dino Risi è Bruno Cortona, un 36enne guascone che si vanta di avere uso di mondo. In auto con lo sprovveduto e ingenuo Roberto, Jean-Louis Trintignant, quello che apparentemente può sembrare un dialogo tra i due, si trasforma in un monologo. Vegna anche l'insegna di quell'ultimo cavallo. La musica. A me Modugno mi piace sempre. Questo uomo in fracche mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece. Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. E poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, l'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista Eclisse? Sì, è un film. Io ci ho dormito, a Bella Pennichella. Bel regista Antonioni. C'ha un flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina, ha fatto allunga il collo. Oh! A guardasi se scherza! Gassman è istrionico nella capacità di abitare il proprio spazio recitativo. Ad aiutarlo c'è anche il fisico atletico, negli anni 40 era stato un discreto giocatore di pallacanestro. Sfrutta le potenzialità espressive del corpo e lascia che sia anche il corpo a parlare. È ancora Dino Risi a cucirgli addosso un film a episodi, Il Mattatore del 1961. Poi con Monicelli prende parte alla Marcia su Roma,
e soprattutto al film a episodi I Mostri, dove giganteggia nel ruolo del pugile suonato che un impresario, Ugo Tognazzi, vorrebbe convincere a tornare a combattere. Bordignon mena, sa! Mena, mena! Ah, chi mena? Lo sai che Bordignon c'è il sinistro di vetro? E io ho visto combattere in TV! C'è il pugno da vetro infrangibile! Madonna. Mena! Mena, mena! Madonna. Bordignon mena brutto, lo dico io! Oppure in un altro episodio, quando, vestito da donna, fa la parodia della signora della letteratura italiana, Maria Bellonci, fondatrice del Premio Strega, che incoraggia il suo giovane pupillo, piuttosto illetterato. Ecco, dicevo però che è il momento di aggiungere un pochino di mestiere alla natura, di vero di imparare un po' di sintassi, perché te tu sei peggio dell'aretino, sai, e l'aretino era un'altra cosa. E poi l'anacoluto, spiegami una cosa, te tu ce l'hai fitta con l'anacoluto. Anacoluto? Che t'ha fatto questo anacoluto? L'è freudiana, questa storia dell'anacoluto, non è così morbida. No, è che io scrivo così, proprio come mi viene, con l'anacoluto, come la natura. Naturale, aperto come un mare selvaggio, ispido, salmastro, ruvido nei capelli come nei versi nella concezione. Con Risi lavorerà in tutto in 16 film, tra cui Profumo di donna. 8 saranno invece i film di Monicelli. Ranca, 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 leo, leo, leo. Leo e mezzo sul marciando, c'è l'armata ranca, leo, 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 ranca, ranca, leo. Tra questi, l'armata Brancaleone. Siamo nell'undicesimo secolo, Gassman è un sedicente cavaliere, Brancaleone da Norcia, che si mette alla testa di 4 straccioni per raggiungere il feudo di Auro Castro in Puglia e liberarlo dal nero periglio che viene dall'omare, come recita una pergamena. I rimandi al Don Chisciotte sono evidenti, a partire da Aquilante, il cavallo piuttosto recalcitrante di Brancaleone, che si richiama al Ronzinante del libro di Cervantes. In più, ad aggiungere comicità al personaggio, c'è un idioma che unisce dialetto, latino maccheronico e volgare medievale. Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Taccone, nalza le insegne. Non le tengo. Bene, e tu levali in alto. E voi bifolchi ponetevi all'ombra di esse, escite dalla fanga, che io farò di voi 5 un'armata Luce, veloce e siamo 4. E io farò di voi 4. Brancaleone è un successo e resterà il film preferito dallo stesso Monicelli. Ma c'è un altro regista che nell'epoca gloriosa dei Risi e Monicelli si affaccia sulla scena. Il suo nome è Ettore Scola e per il proprio esordio con Se permettete parliamo di donne del 1964 sceglie Vittorio Gassman nel ruolo di Tonino, il cliente di una prostituta interpretata da Giovanna Ralli. Il marito di questa prostituta, quando lui si presenta a casa per poter avere un rapporto con questa prostituta, c'è il marito e il marito era un suo amico. Ah, ecco, è lui. Oh, aspetta. E che gli dico? Perché sto qui? Ma come che gli dici? Te ci ho portato io, no? Anzi, fai una cosa, nasconditi, così gli facciamo una sorpresa, Più che una commedia degli equivoci, l'episodio si potrebbe definire una commedia delle certezze, perché tutti giocano a carte scoperte. Anche il marito sa che la moglie si prostituisce, ma si comporta come se non ci fosse nulla di strano, tanto che invita il compagno di scuola ritrovato a restare a cena. Giovanna Ralli è felicissima di lavorare con Gassman. Era abbastanza emozionata, ecco. Vittorio, devo dire che era molto riservato, non era uno che stava molto con i colleghi, con le cose, si metteva da una parte in queste sedie che, di regia, no? Comode così, da una parte aveva lì un piccolo libretto dove lui scriveva in continuazione, scriveva sempre. Gassman gira ancora diversi film con Risi, De Sica, Salce, Monicelli. Gira il seguito dell'Armata Brancaleone, Brancaleone alle crociate, gira Contestazione generale di Luigi Zampa e In nome del popolo italiano, ancora con Dino Risi. Col tempo, da scanzonata, la comicità dei suoi personaggi diventa più ruvida e amara. Nel 1974 esce Profumo di donna, sempre di Risi, di cui, 18 anni dopo, Al Pacino interpreterà il remake. Gassman è il capitano in pensione Fausto Consolo, cieco e privo della mano sinistra, accompagnato in giro per l'Italia da una recluta giovane e ingenua. Dimmi come sono le ragazze. Quali ragazze? Ma come, io le sento e tu non le vedi.
Ciccio, ti porto con me perché devi guardare e riferire. Allora? Beh, le ragazze ci sono, ma sembrano piuttosto... Ciccio, io non mi devo fidanzare. Dimmi come sono fatte le puttane di questa strada, dai. C'è una piccola col vestito rosso. Niente, soffermati solo su quelle alte coi fianchi grossi. Piacciono alte a me. Ce n'è un'altra. Bianchi? Così così. Di grosso c'è solo il naso. Alta col naso grosso, come c'hai i piedi? Eh? Come sono i piedi? Due bei fettoni. È un travestito, non è una donna. Fidati. L'età non ha smussato il Bruno del sorpasso, diventato più arrogante e meno sprovveduto. Il film successivo, qualche mese dopo, è uno dei più importanti del nostro cinema. Capolavoro per me, C'eravamo tanto amati, un film che io, forse il film che ho amato di più. Eravamo veramente consapevoli di fare dei personaggi straordinari, un film straordinario. In C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, Gassman, Manfredi e Stefano Sattaflores interpretano tre amici comunisti che hanno fatto insieme la resistenza e che si troveranno nel dopoguerra a gravitare attorno alla stessa donna, Stefania Sandrelli. Nel film Gassman cederà alle lusinghe di un ricco industriale, Aldo Fabrizi, di cui diventerà il faccendiere e sposerà la figlia Elide, interpretata da Giovanna Ralli. Era Buzzichella. Come si dice a Roma? Ah, no. La mia Bertina. Ma perché me la levi? Te paro troppo cicciotta. No, ma è proprio quello che non devi mangiare. Grassi e carboidrati. Mangia tu invece che hai bisogno di crescere. Quante cose sai, Gianni mio. Me le imparerai tutte. Ah, io sto a leggere quel libro che mi hai dato. Molto tosto, Dumas tosto. I tre moschettieri. Era ignorante, povero amore mio, Elide. Enide non sapeva mettere l'H se prima o dopo la O. Era così, era un ignorantone. E tu non mangi? No, ma grazie, non posso mangiare idrocarburi. Come ti sbagli? Poi piano piano ha cercato nei 25 anni della storia, che si svolge in 25 anni, e riesce a migliorare. Va a vedere i film di Antonioni. Ho visto Le Crisse dell'Antonioni. Mi sono rimasta stranita. Anche altri artisti si calano negli abissi dell'animo femminile, illuminandone senza veli la solitudine e la incomunicabilità con il resto del genere umano. Comincia a fare una dieta e diventa bella, diventa come bella, insomma, sì, diventa come ero io realmente. In C'eravamo tanto amati, Gianni Perego, il personaggio interpretato da Gassman, ha compiuto la sua scelta, quella della ricchezza e del potere. Ma nell'espressione resta perennemente dilaniato e irrisolto. Non ha il coraggio di confessare ai propri amici di essersi venduto. E una sera, a cena, pronuncia la frase amara che riassume il film. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Con Gassman è stato un rapporto bellissimo, bellissimo, perché con lui eri sicura di avere un compagno che, oltre alla bravura, diventavi anche tu brava, perché avere degli attori vicino bravi lo sei anche tu, poi non si discute, ecco, quindi devo dire che mi ha aiutato molto in questo. Al cast eccezionale si aggiunge un regista capace di assecondare le qualità dei suoi attori. Amava gli attori, Ettore, e questo era molto importante per un'attrice o per un attore. Non è che si metteva a discutere tanto, diceva fai la scena, poi vediamo se ci sono delle cose, te le dico. Uno faceva la scena come la sentiva, poi da una parte magari mi spiegava alcune cose e le facevo, ma sempre con molta educazione, con molta gentilezza e dolcezza. Ettore Scola gestisce alla perfezione l'equilibrio tra i protagonisti maschili e a tutti sa concedere spazio. Merito anche della collaborazione con gli sceneggiatori Age e Scarpelli. Così, nello scontro tra Gassman e Aldo Fabrizi, entrambi gli attori tirano fuori il meglio del loro repertorio. Bisogna possedere e controllare i piani regolatori, non la terra! Qui siamo ancora la bustarella all'assessore, mentre invece la grande industria, quella vera, si fa sostenere dal potere politico. Ma vuol capire che bisogna cambiare sistemi? Bisogna espandersi, bisogna farsi quotare in borsa. Io ste cose non le so fare, le sai fare tu. E dillo che le vuoi fare te. E dillo che vuoi diventare l'amministratore unico e solo. Che vuoi far magnate. Sono 20 anni che stai a magnare sulle spalle mie. Hai rimbambito quella poveraccia della mia figlia per poi piazzarti qua dentro a piedi pari.
perché sei un pappone. Con le sue furbizie, le sue piccole drittate da capomastro, abituato a rubacchiare sui tabelloni, lei sta sempre sulla soglia della galera. Non c'è posto per i vecchi rimbecilliti! L'idealismo di Gassman Perego si è completamente dissolto nel lusso e nella ricchezza. In una scena gli appare, seduta a bordo di un'auto sopra una pila di altre macchine, la moglie Elide, morta in un incidente stradale. Sono importante per te adesso. Importante in che senso? Importante perché sei morta. Ma non lo so, non mi sembra, no. No. Ma che te vossi inammazzate, ma perché no? Elide, perché se una non è stata importante da viva, non lo è nemmeno da morta. Ecco perché. Bravo ignorante. Ricordo che Ettore era indeciso se mettere la scena o no. E io ho detto, Ettore, guarda, questa apparizione di lui, che ricorda questa moglie che non ha amato, è un pezzo cinematografico, questa macchina che si illumina e appare lei. Poi l'ha fatto perché è bellissimo, eh. Bravo ignorante. La morte è sublima. Sì, va bene. Si vede che non hai letto il Siddhartha. No, non ho letto il Siddhartha. Certo, a me mi obbligavi a leggere, ma tu non leggi mai niente. Elide, che rottura. E non essere volgare. Sei tu che non sei importante, Gianni, per nessuno, neppure per te stesso. Lo eri solo per me, perché ero stupida. Erano talmente belli i personaggi, i dialoghi erano straordinari, che poi lavorare e interpretare un personaggio basta credere a quello che dici. L'ho fatta veramente, credevo a quello che facevo, insomma, è stato bello. Sono contenta di averti visto. Ciao, amore. Ciao. Coi tuoi rimorsi. No, guarda, proprio nessun rimorso. Sì, sì. Sì, sì. Gianni si allontana, ma gli occhi lo tradiscono. Dell'idealista non è rimasto nulla, se non lo sguardo pieno di rimorsi. Antonio e Nicola sono disillusi e, al contrario dell'amico, non se la passano bene, ma sanno di non aver tradito loro stessi. Gianni è ricco, ma è come se un altro avesse preso il suo posto. Forse il film che ho amato di più, perché il personaggio di Elide me lo sono portato a casa mia. Elide non l'ho lasciata sul set, ho la sua fotografia in camera mia da letto, è come se fosse una parente. C'eravamo tanto amati resta il film più importante e amato di Giovanna Ralli, che in quell'occasione vinse il David come miglior attrice non protagonista. Ma oggi Giovanna Ralli mangia idrocarburi? E tu non mangi? No, ma grazie, non posso mangiare idrocarburi. Li sto mangiando in questo momento. Sto mangiando un crisino, un idrocarburo. Dopo C'eravamo tanto amati, Vittorio Gassman girerà ancora parecchi film. I più riusciti saranno ancora con Ettore Scola, tra cui La famiglia del 1987. Ma prima c'era stato La terrazza del 1980, dove le crisi personali dei protagonisti, piuttosto maturi, raccontano la crisi di un'epoca. Gassman interpreta un politico comunista. Io sono molto, ma molto più a sinistra di lei, onorevole. Figuriamoci, vi sappiamo, sì. Siete voi i rivoluzionari. A che ora è la rivoluzione, signor? Come si deve venire? Già mangiati? Lei è un imbecille. Lei è una cretina. Per La terrazza, Ettore Scola riesce a mettere insieme Gassman, Mastroianni, Tognazzi, Trintignant, Stefano Sattaflores e Stefania Sandrelli in quello che sembra un omaggio alla propria storia cinematografica. Il nome di Vittorio Gassman viene celebrato anche all'estero, gira Un matrimonio di Robert Altman al fianco di Gigi Proietti e ha un ruolo onorario in Sleepers di Barry Levinson, dove interpreta un anziano boss. Nel 1994 si concede una parte da vecchio saggio, doppiando Mufasa nel film d'animazione Il Re Leone. Guarda le stelle. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle. Davvero? Sì. Perciò quando ti senti solo, ricordati che quei re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anch'io.
E poi c'è il teatro, che Gassman non ha mai abbandonato e da cui sempre si è sentito ricambiato. Essere. Non essere. Qui sta il problema. Dall'Amleto televisivo alla collaborazione con Pasolini per l'Orestea, fino a Ulisse e la Balena Bianca, quando era ormai alla fine. Teneva tantissimo al teatro, Vittorio Gassman. Una sera, racconta il figlio Alessandro, lui e Carmelo Bene sono a un tavolo di un ristorante milanese. Giorgio Albertazzi si avvicina e loro gli dicono: «Scusa Giorgio, si parla di teatro, ci vediamo dopo». Con l'amico rivale Bene non mancarono tuttavia scontri verbali durissimi, forse nati da alcune critiche accese dell'attore pugliese alla recitazione di Alessandro Gassman. Era il 1984. Bene teneva un seminario al Centro Teatrale Ateneo dell'Università La Sapienza di Roma e a un certo punto si rivolse a Gassman in platea. Se nel vertice degli attori di rappresentazione per me sia chiaro una volta per tutte, non esisti. Perché non c'è un abisso tra noi due, non è incolmabile. Io sono un poeta. Gassman chiese la parola e salì sul palco per rispondere. Non puoi dare degli epiteti, capito? Con me non lo puoi fare. E credo che non lo farai più. Ma tu per me sei al sommo della categoria. Lascia perdere adesso. Ti sto dicendo, tu non mi puoi dare del volgare, del cialtrone, eccetera. Perché io te lo impedisco e dico delle cose che ti danno dispiacere. Perché non sei invulnerabile e allora, siccome io sono scomodo molto più di te, io lo faccio. Basta. Non vorrei che tu veramente un giorno ti credessi quel Dio che tu sai non esistere. Io non ho sicurezze così piene. Non fu un semplice screzio, ma un vero e irripetibile duello tra giganti. Un magnifico gioco di ruoli dove il grande teatro del Novecento rappresentava se stesso. Gli ultimi anni di vita, Gassman li passa affetto da depressione bipolare. Muore a Roma il 29 giugno del 2000, a 77 anni, per un attacco cardiaco nel sonno. Sulla sua tomba, al cimitero romano del Verano, è scritto: Vittorio Gassman, attore, non fu mai impallato. Attorissimi, i miti del cinema italiano è un podcast di Antonio Iovane. Supervisione editoriale Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini, Accenture Mediatek. Montaggio e sound design di Massimiliano Troiani, Accenture Mediatek. Una produzione One Podcast.